noi dal punto di vista del lavoro svolto è stata una settimana tipo, una settimana normale. È chiaro, insomma, oggi con l'arrivo dei tifosi che verranno comunque a dare la carica alla squadra e un po' di cose cambieranno, però dal punto di vista del lavoro è stata una settimana normale. I ragazzi hanno lavorato molto bene, sono contento di quello che hanno fatto e ora, insomma, mancano 24 ore per curare i dettagli e per arrivare al massimo a questa partita tanto attesa. Coach, Penso con un pizzico di fiducia in più in quelle che sono le proprie capacità, ci arriva con lo spirito giusto, ci arriva, mi auguro, con l'attenzione giusta, perché insomma, l'attenzione deve essere giusta, non deve essere eccessiva, altrimenti si bloccano le gambe e non va bene. E per fortuna, insomma, mancano solo 24 ore. per Io fortuna. penso anche ai giocatori stessi, insomma, non vedono l'ora di disputare questa partita tanto attesa, tanto sentita, perché magari poi troppa attesa guasta un po' il lavoro che si fa. Quindi, insomma, sono contento che mancano solo 24 ore e così potremo giocare questa partita. Vitis è recuperato e Negro ancora non al top, non al 100%, insomma, vedremo. Ieri ha fatto un lavoro e oggi vedremo come reagisce alla fatica che ha fatto ieri. Altri ultimi punti non ci sono. Gli altri stanno bene. Una domanda invece. Ma più che altro ho lavorato su quelli che sono i nostri meccanismi da attuare durante la partita. Non ho trovato delle chiavi di lettura specifiche, insomma, per poter far male a Livorno. Livorno è una squadra quadrata, una buona squadra, attrezzata e strutturata per lottare per i primi posti. E anche se probabilmente si sono un po' nascosti all'inizio e quindi non dichiarandoli, però insomma noi siamo pronti per questa partita. Ma Come legge una statistica? sicuramente sono due componenti importanti. Ora le percentuali esatte non farei fatica a definirle e a dare dei numeri, però sicuramente sono due componenti importanti che dosate bene nella giusta misura ti portano a fare il risultato. Il fatto che nei primi minuti siamo andati in difficoltà non è una questione solo di concentrazione, perché se fosse così è normale che domani questo problema non ci sarebbe, perché essendo un derby la concentrazione è al massimo sin dall'inizio, ma a volte non è solo colpa della concentrazione, magari a volte è una questione di coraggio. Quando parlo di episodi a favore, quando questo succede, la squadra acquisisce più serenità e più coraggio nel giocare. È proprio questo che intendo. Non è una questione di concentrazione, perché io credo, insomma, che i ragazzi vogliono far bene sin dall'inizio. Fatto, ecco, della crisi Sono fiducioso, perché insomma penso che la strada intrapresa sia quella giusta. I ragazzi, nel complesso, quindi mi riferisco a tutta la rosa, non solo a quelli che hanno giocato un po' di più e non quelli che hanno giocato un po' meno, mi stanno dando delle risposte importanti. Ora dire che siamo al 60-70%, insomma, potrei azzardare a dare una percentuale, ma preferisco, insomma, soffermarmi sul dire che siamo sulla buona strada. Sinceramente non ne abbiamo parlato perché, insomma, almeno io con la squadra non l'ho fatto. Probabilmente tra di loro i ragazzi qualcosa ci sta che l'abbiano detta, non lo escludo. Però l'attenzione, insomma, è stata più sulla preparazione della partita che sulle vicende, insomma, extracampo. È chiaro che dispiace perché, insomma, una partita così importante, insomma, con pochi tifosi, è chiaro, però
Ripeto, l'attenzione è stata data principalmente a quelle che sono le situazioni di campo. Una curiosità, mister.